Il 4-1 inflitto dal Vicenza all'Avellino segna il profondo rosso per i lupi. Attilio Tesser in sala stampa al termine della partita è una maschera di tristezza e angoscia. Fiducia a tempo per il tecnico biancoverde che ha incassato la quarta sconfitta in questo campionato, soltanto 4 punti in 6 partite per l'Avellino che giace al penultimo posto a pari punti con la Ternana. Alle spalle c'è soltanto il Novara. Ho cercato di riproporre lo stesso schieramento con lo stesso modulo visto a Bari, ha detto Attilio Tesser, che però insomma, ha fatto ammenda ai propri calciatori di non aver rispettato le cosiddette distanze che avrebbe voluto lo stesso tecnico di Montebelluna. Allora andiamolo ad ascoltare in sala stampa al termine della partita. Allora, io non sono stata di convinzioni. Mi sono messo col 5-3-2 per la prima volta domenica a Bari, dopo che abbiamo sempre giocato con un 4-3-1-2. La risposta sul campo, meno risultato, mi sembra detta vostra, non mia, da quello che mi hanno riferito, era stata positiva della prestazione. Abbiamo perso e tenendo il campo bene, facendo la nostra partita, creando situazioni di gol e rischiando molto poco, in base a quanto era stato prodotto. Quindi, questa è stata l'indicazione. Mi sono fidato, diciamo così, di verificare, vedendo la prestazione della squadra domenica con quel modulo e giocando il Vicenza simile al Bari, che potesse andare bene anche in questa occasione. Così purtroppo le distanze oggi sono state molto più larghe rispetto alla partita di Bari. Nel mezzo del campo si è aperta una voragine enorme e quindi mi assumo io tutte le responsabilità di non essermi messo prima nell'altro sistema di gioco nostro, più congeniale. Sugli uomini erano quelli che avevano fatto una buona partita. Può essere. Ho cercato a fine primo tempo di modificare. Però prima, cioè, se fossimo venuti a Bari dove era palese che il centrocampo non aveva tenuto, mi sembra che invece, venendo via da Bari, si era detto Insigne ha fatto una partita straordinaria e Insigne ha giocato in quel ruolo. E allora non c'ho nessun motivo per andare a cambiare un qualcosa che aveva funzionato pochi giorni prima, forse a sorpresa perché era anche la prima volta che giocavamo con quel sistema di gioco. Oggi si è fatto un buco, avrei potuto e dovuto intervenire prima nel cambio modulo, con i giocatori che avevo in campo non c'era questa disposizione, cambiavo prima, non l'ho fatto e ho sbagliato, mi prendo di là. Di quel quarto d'ora dopo l'1-1 e anche dopo il 2-1 loro, andare vicino come detto lei con Tavano, in cui avevamo un po' migliorato la pressione, eravamo riusciti a essere decenti perlomeno quei 15-20 minuti. Poi subito il gol, il terzo, in una maniera brutta, a fine primo tempo, un'autorete, e l'inizio del secondo tempo, dopo 3 minuti, ci ha dato nemmeno il tempo di essere riorganizzati, di aver portato dei cambiamenti. Di rialzarci lì è stata una catastrofe, chiaramente. Speravo che riuscissimo a limitare un po' di più quel centrale basso col lavoro degli attaccanti e far qualche uscita, però eravamo un po' meno brillanti fin dall'inizio, meno intensi, meno aggressivi rispetto sia alla partita precedente che a quella fatta in casa con le Novara, e non portando aggressione gli spazi erano larghi. Pur rimanendo nei primi minuti del secondo tempo, abbiamo preso gol dopo 2 minuti, quindi non fa nemmeno testo quella punizione lì. Mi ha mandato Insigne ad accorciare un pochino su di lui, ancora, pur rimanendo ancora a 5. Ripeto, è stata impostata in questa maniera e l'impostazione si è rivelata sbagliata, quindi sono io responsabile oggi di tutto questo. No, io penso che oggi il problema non fosse tanto di nomi, ma quanto di distanze e quindi di reparti che non hanno tenuto. Si è creato un buco troppo grosso centralmente per come giocavano loro. Siccome loro sviluppano molto sulle catene, pensavamo che coprendo un po' di più sui lati riuscissimo a contenerli e
e quello in mezzo nelle altre partite non avevamo mai visto che fosse importante, invece oggi l'è stata proprio nella circolazione di palla, di non far passare, ti hanno fatto correre, correre a vuoto, correre molto a vuoto e quindi di non portare quella pressione lì. Per quanto può valere, da quando siamo messi a 4-3-1-2, che ormai chiaramente era dopo un quarto d'ora, mi sembra il secondo tempo, siamo riusciti a farlo meglio e abbiamo un pochino, anche perché chiaramente si sono abbassati loro, riusciti a portare pericolosità con continuità lì dentro, però dopo era. Però tornassi indietro no, non ripartirei come sono partito. Ma non si tratta di interpreti, non è che io lo penso, io guardo le partite, guardo gli allenamenti, vedo le soluzioni. Si sta dibattendo molto, io vi capisco, stasera ho perso 4-1, se mi metto qui a discendere molto. Io guardo una cosa. Perdo 4-1, mea culpa, tutta colpa mia, appunto. Se andiamo su questo ritornello, mettiamolo pure dentro. Non ho armi oggi per dirvi una cosa contraria, perché non ho vinto. Però, quando abbiamo giocato, secondo me, una buona partita con Novara, anche se non l'abbiamo vinta, abbiamo giocato con questi interpreti, in modulo diverso, eh. Nella buona partita di Bari c'erano questi interpreti. Le occasioni, le situazioni non le dico io, lo dicono i numeri. Poi si perde perché il calcio devi stare zitto e quindi sto zitto, però sono queste. È sempre questione di come la si applica e dell'intensità che si dà al gioco. Se quei 15 minuti, solo quelli abbiamo fatto buoni, buoni, discreti, che vanno dall'1-1 al 2-1 loro, che hanno un po' preso la partita da noi. C'è stata più intensità e siamo riusciti a portare avanti anche con loro. Poi è chiaro che sono due giocatori prevalentemente offensivi, ma è altrettanto chiaro che ho dei giocatori 5 dietro in linea, c'è una buona linea difensiva, devo usare. Il Vicenza ha giocato con una punta come interno, Cinelli che ha fatto l'attaccante aggiunto, guardate tutte le situazioni, tutte le occasioni, è sempre avanti. Rimanevano moltissimi giocatori in fase offensiva quasi fregandosene di noi che andavamo di là ad attaccare. Quindi non aveva quella. Il problema è che quando vengo a farti male, devo riuscire a farti male quando ho la superiorità numerica. Oggi Zito, in quella posizione intermedia, era spesso solo, anzi, sempre, perché lì c'era Galano, che veniva assorbito da noi in fase difensiva, da Chiosa, e Zito non era coperto da nessuno. Lì doveva essere una parte importante di partita. Ed ecco perché, perché Antonio ha più caratteristiche offensive rispetto a magari mettere un mediano. E quindi lì fai, poi se vogliamo fare. Siamo così, solo compattezza, allora ci sta. Tutto questo. Poi che possono giocare assieme, lo ripeto, l'ho detto ieri in conferenza stampa perché qualcuno mi ha detto appunto che sono delle osservazioni, ma io dico che al calcio ci sta tutto quando una squadra si muove bene assieme, quando sta bene, quando sta compatta, non importa chi ci sia. E Vicenza lo ha dimostrato oggi. E come la si interpreta? Sinceramente, dopo partita ci ho parlato 3 minuti con i giocatori, io gli ho. Le ho donate in spogliatoio, ho detto due cose a loro, e sono chiaramente di spogliatoio nostri. L'umore è normale che non può essere buono, ci mancherebbe altro, sarebbe gravissimo. L'aspetto morale è molto molto importante. Altrettanto importante però è la consapevolezza del lavoro che bisogna fare sempre per migliorarsi e questa è l'unica ricetta che c'è nel calcio, nella vita, è impegnarsi di più a livello mentale pur dando sempre meglio ed essere consapevoli che il calcio si sta poco, passare dalle stelle alle stalle, che basta realisticamente poco per girarla. Noi stiamo dimostrando di essere ancora un'entità caratterialmente non, ancora che non ha preso quella forza di crederci e questi risultati passati, io vengo da, non so se l'ho detto in conferenza, parlando con alcuni di voi in privato, forse ieri, e ho detto io sono molto preoccupato, altro che non sono preoccupato, ma lo dicevo la settimana scorsa, lo dicevo ieri, pre-partita, perché quando meriti qualcosina in più, devi portare a casa perché poi la partita brutta la fai, il calcio è questo. E allora dopo lì pesano tutto quello che non hai preso prima di tuo.
e i demeriti non sono su queste partite quando prendono una piega, cioè ci sono quelli da miei, quelli dei giocatori anche per certi versi, perché quando si fanno degli errori sono stati fatti, però ho la consapevolezza che avendo giocato a calcio gli errori si possono fare e anche trovare la partita negativa. È il momento in cui devi portare a casa, non dico sempre, ma in 3-4 partite che abbiamo fatto qualcosa in più avremmo dovuto, non meritato, dovuto, quindi noi, non i meriti, noi avremmo dovuto essere più bravi, più cattivi, più cinici nel portare a casa qualche punto, che loro non avrebbero quei 4 punti lì, anche se oggi magari avessimo perso 4-1, però se in altre occasioni avessimo capitalizzato quello che era la possibilità nostra, è questa, perché quando hai le possibilità devi far male. Certo che sì, ci mancherebbe altro. Classifica è pessima, chi lavora nel calcio lo sa, io più che mai mi prendo la mia responsabilità, sono sincero, me la prendo tutta, senza nessuna, l'unica cosa da parte mia, non difesa, obiettività, che sto dando tutto me stesso, mi sto impegnando, sto facendo le mie cose, penso che la squadra a parte oggi, nelle altre partite il campo lo abbia sempre tenuto in maniera perlomeno soddisfacente, sufficiente, e che l'aspetto caratteriale dei miei calciatori anche oggi secondo me sono stati bravi a non mollare dopo 4-1, che avrebbe potuto ammazzare chiunque, invece ci abbiamo provato fino in fondo a fare il gollettino o non fare il gollettino, poi in discussione ci mancherebbe altro. No, io capisco che le situazioni sono così, quando le cose vanno male andiamo tutti male, dall'allenatore in testa a tutti noi. E non è retorica, perché tanto dare la croce e dire quello ha fatto male, se vo- no, lo so, però alla fine è sempre una squadra, no? È una squadra che gioca, è una squadra che lotta, è una squadra che crede, è una squadra che ha una sua identità. Poi ci può essere qualcuno che può rendere un po' di più, un po' di meno, in base alle premesse, a tante, e non mi riferisco a Tavano, parlo in generale, a tante cose. Magari ti dai più giovane, che magari sta crescendo, magari ti fa una partita, te ne fa una un po' meno bene. No, è il collettivo. Se l'Avellino fa bene o fa male, non dipende da questo o da quell'altro giocatore, dipende da una squadra, da un collettivo, dalla voglia di lottare, dalla voglia di migliorarsi, l'ho detto prima, che l'unica cosa che conta è lavorare e migliorare, perché il resto c'è bisogno sempre di tutti, e magari il giorno che dal calciatore ti aspetti meno magari riesci a fare qualcosa di positivo. Chiaro, oggi ha avuto un'occasione importante, andare sul 2-2, l'ha sbagliata, a me spiace per lui, perché credetemi, avendo giocato, so che come sta Ciccio Tavano stasera, sto malissimo io, sta malissimo Ciccio Tavano, non è un ragazzo che sarà sicuramente sereno, per quanto ci credete, a noi queste cose, a chi ci tiene perlomeno, lo so, no, non dubito. Guardi, io se c'è una cosa che ho da sempre, questo lo può testimoniare su tutte le piazze dove io sono stato, è il massimo rispetto proprio per i tifosi, ho la consapevolezza che molti di loro fanno dei sacrifici enormi per venire a vedere la partita, in casa, fuori, e dal primo giorno, che passi o non passi il messaggio, che riesca o meno, che poi si vinca perda, prendete pure i vostri giocatori vecchi qui, D'Angelo, Arini, io la prima cosa che chiedo veramente sempre rispetto proprio per la maglia, perché non sono retoriche da parte mia, sono quei valori in più di dove si va e dove si lavora, che fanno la differenza, proprio come gruppo intendo dire, al di là delle qualità tecniche, penso che quelle morali e comportamentali, poi anche fine caratteriali, siano quelle che decidono una stagione, più che quelle tecniche, poi chiaramente che quelle tecniche più elevate sono, più possibilità di far bene c'è. Ma aspetto che faccia bene l'Avellino, ma aspetto che riusciamo a trovare quella partita di svolta anche noi, dove ci può girare qualcosa dalla parte giusta, che può cambiarci. Poi dei singoli giocatori, dopo 6 partite faccio fatica a fare delle situazioni. Questo lo si fa mediamente a fine giorno di andata, se fai un consuntivo, che magari vai più o meno sul mercato anche in base a queste cose qui. Oggi no. Io una cosa voglio dire solo, che questi ragazzi si stanno impegnando. Io questa settimana, proprio dopo l'analisi di
di Bari, la cosa che avevamo evidenziato è che se dopo facciamo queste partite che attacchiamo, che creiamo, non facciamo gol, vuol dire che bisogna essere più cattivi. Abbiamo fatto delle sedute specifiche proprio di cross, di rimporta, situazioni, e tutte le partite non vi assicuro che c'è stato un allenamento che sia sotto ritmo, anzi ci picchiamo spesso e volentieri, ci facciamo cadere male, qualche giocatore anche nel passato ha saltato qualche partita per scontri di gioco durante gli allenamenti. C'è l'intensità, c'è l'impegno, c'è la voglia. I miei calciatori sinceramente non devo rimproverare nulla, oggi li ho a fine primo tempo, chiaramente ho detto in maniera anche forte alcune cose che non andavano, chiaramente, perché era forse veramente la prima partita dove veniva a mancare quell'intensità che in altre situazioni c'aveva. Quindi del singolo meglio non parlarne, perché non è bello, non è giusto. Io faccio parte di una squadra e quindi sono responsabile un po' di più, perché faccio l'allenatore, mi prendo le responsabilità, me le vuol dare al 100%, me le prendo tranquillamente, fa parte del mio lavoro. Io non posso quantificare, io ho 40, Giovanni Tavano ne ha 30, il portiere ne ha una, quell'altro ne ha 22. Se lei pensa questo, no. Poi c'è un responsabile che porta avanti un lavoro, porta avanti una situazione lavorativa, lei la vede sul campo, se viene fatta o meno, e poi giudica. I numeri sono negativi, quindi io mi prendo la responsabilità in toto, perché faccio l'allenatore, sono il conduttore. Poi in alcune occasioni magari posso anche non centrare, però non scappo. Se mi vuol dare la colpa, tranquillo. Tutino, forse non so se dove l'ha visto giocare, se lo conosce o meno. Tutino è un giocatore della Rosa, è stato parecchio fuori, parecchio male, è un ragazzo che può essere interessante. Io penso che nel ruolo di trequartista, lui è un esterno offensivo di un 4-3-3, ha sempre giocato lì, dove ha giocato Primavera del Napoli, qualche partita a Gubbio e basta, questa è la carriera di Tutino. È un ragazzo che potrà darci una mano, io ritengo oggi di avere interpreti superiori a Tutino. Poi posso sbagliare tutto, Tutino diventerà Zico, però oggi scelgo altri giocatori per tecnica. Poi Tutino è un giocatore nostro, che si lavora bene, che sta impegnandosi, sta facendo bene il suo lavoro. Un problema di 11 gol sono una marea. Esaminati oggi, uno è un calcio di rigore, uno è una punizione, e già lì vediamo che possono essere. Però nella media i gol che abbiamo preso, Bari e il secondo mi sembra di oggi, sono situazioni con la difesa sempre schierata, e abbiamo preso dei gol, il terzo in particolarmente è evitabilissimo. Quindi c'è da lavorare tantissimo sotto questo aspetto. Però, vede, è doveroso sottolineare giustamente questa, perché una squadra che vuole far bene non può prendere gol, deve partire dalla fase difensiva. Questo è evidente, che il gol poi lo puoi trovare. Un equilibrio da una squadra e non solo un reparto, come mi chiedeva giustamente lei. E noi lì dobbiamo crescere molto. Quello che ci tengo, vede, non è che Vicenza oggi a noi non ci abbia concesso poi le gol, no? È che gli altri le sfruttano, noi riusciamo a sfruttarle molto poco in base a quello che facciamo, a prescindere da quello che subiamo. Oggi, quando le distanze sono lunghe, si fa più fatica a vedere tutto questo. L'ultima partita interna che abbiamo fatto, non quella col Modena, quella col Novara, penso che siamo vissuti su quella intensità. Penso che a Bari abbiamo giocato con quell'intensità, che è quella che ci ha consentito di fare. Quando è scesa l'intensità, difatti, siamo sia col Novara gli ultimi 10-15 minuti di partita, che a Bari abbiamo subito un pochino. Se una squadra sta corta, sembra che abbia intensità, e se una squadra è lunga fai fatica, corri tanto, corri male, corri a vuoto, sprechi energie e non ti dà quell'impressione lì. Allora, io non parlo di mercato, assolutamente. Io ho questi giocatori, sono felice. Dove vado quando mi danno un gruppo da allenare? Io prendo alleno quello che vengo e cerco di dare
far tirare fuori da loro le migliori cose possibili, perché io sono un dipendente, se non mi va bene quello che ho, non faccio altro che prendere e non accettare prima e uno può andare. Io dei gruppi mi baso su due cose. La prima è creare un gruppo che sia attaccato alla maglia. Il secondo è creare gente che abbia voglia, che abbia fame, che abbia la voglia di lottare. La terza, di dare, partendo da questo, quindi da una base morale, da una base caratteriale, arrivare a quella tecnico-tattica, che è un'identità di una squadra. Queste sono le cose che, quando inizia la stagione, personalmente ci tengo ad avere. Io penso che, l'ho detto prima, dentro tutte le colpe che mi prendo, penso che quella di oggi sia stata la prima partita che la squadra, tra virgolette, buca, che l'allenatore buca sotto l'aspetto tattico. In altre situazioni non mi ricordo che una squadra ci abbia fatto, abbiamo perso perché ci hanno messo lì e lì non abbiamo fatto, lì non abbiamo coperto, lì non abbiamo creato, lì non abbiamo fatto nulla. Questo non mi sembra che sia mai successo. E quindi, purché una squadra nuova, io non mi sono mai una volta lamentato di dire ci dovete aspettare, siamo nuovi, perché non conta nulla, anche se sono i fatti, leggo, molte persone usano questo qui, dire, siamo all'inizio, c'è una squadra rinnovata, io no, ho questa squadra, ci impegniamo, lottiamo, e io penso che i giocatori, le dico la sincera verità, stiano dando con degli errori che si fanno, no? Io dico sempre, sono il primo a farli, si stiano impegnando e mi stiano dando non retta, tanto che siano molto impegnati a seguirmi e a fare le cose che chiediamo, perché non l'ho detto io e non mi interessa dirlo, e qui vorrei proprio ripetere delle cose che magari oggi siete in tanti, l'ho detto ieri, io non mi sono mai specchiato, giochiamo, non mi interessa, no? Che ti senti dire ma si è giocato bene, non mi interessa nulla, ho sempre parlato di correttezza, ho sempre parlato di che in campo devi vedere una squadra che gioca, che ha una sua identità, no? Che è una squadra che gioca senza, con la sua personalità, e questo secondo me, ripeto, tolto la partita di oggi, nella media lo si era fatta, e lì ti vengono a mancare quei punti lì, quindi non è nulla da lamentarsi di tutto. Ho cambiato il modulo perché a Bari avevamo delle difficoltà numeriche di giocatori e ci aveva premiato, aveva fatto una buona prestazione. Oggi ho voluto riproporre questo, mi ha pagato un po' meno, ma la convinzione di alcune partite che abbiamo fatto sotto l'identità tattica, come mi chiedeva lei, si va. Poi tutto, quando le cose vanno meno bene, come questo momento, devi accettare anche di più di quanto magari è la realtà.